Benvenuti al Punto, una nuova trasmissione, una nuova puntata. Troviamo ospiti del Consiglio regionale. Eh, oggi in studio Maglio Mariotti del Partito Democratico. Benvenuto e benvenuto a Massimo Mantovani Buongiorno. di Umbria Popolare, nuovo centrodestra. Allora, eh, stiamo registrando questa trasmissione di lunedì mattina. Eh, diciamo che l'argomento del giorno è lo spoglio per quanto riguarda le elezioni regionali in Emilia-Romagna e in Calabria. Al di là dei risultati, ha vinto il candidato del centro-sinistra in entrambe le regioni, è il numero di votanti, la percentuale bassissima rispetto anche alle precedenti, e comunque questa disaffezione possiamo dire dal voto dei cittadini, degli elettori italiani: 43,8% in Calabria, il 37,6% in Emilia-Romagna, insomma sono diciamo percentuali che quando si votava in due giorni erano addirittura eh, queste sono ancora più basse rispetto a quelle del primo giorno tanto per intenderci cosa sta succedendo? Eh, oggi tutti i quotidiani, televisioni, a livello internet eh, i commenti sono i più disparati. Qual è la realtà, Mariotti, secondo lei? Beh, è una realtà che ci pone di fronte un quadro non solo problematico, io direi allarmante. Io stamattina ho fatto tempo a leggere qualcosa e quello che mi convince di meno è il commento di chi dice che i minori votanti sono un segno de, che ci adeguiamo ad una modernità che in qualche modo è in linea con quello che sta succedendo in altre parti d'Europa e del mondo. Ecco, io penso che di questo tipo di modernità possiamo benissimo farne a meno e penso che invece sia chi ha perso, ma anche sia chi ha vinto, si debba interrogare sul fatto che ieri è successo qualcosa che non è nelle corde di questo paese, non è nella considerazione e eh, nella diciamo, storia democratica di questo paese e quindi eh, bisogna interrogarsi sul fatto che questo risultato, a mio modo di vedere, è figlio di tante, eh, di tante cause. La crisi, il distacco dalla politica, figlia anche della crisi economica e delle cattive condizioni nella quale, nelle quali si trovano gran parte eh, dei cittadini. C'è oggettivamente anche eh, un segnale che ci viene dal fatto che in quelle regioni si è andato a votare eh, non in condizioni fisiologiche, non alla scadenza naturale, ma per fatti che in qualche maniera. Hanno riguardato il cattivo funzionamento di quelle istituzioni, della politica, dei gruppi, eh, le, eh, le inchieste sui, sui rimborsi e quant'altro. E quindi credo che quello che si è fatto, soprattutto in Emilia-Romagna, dove io penso che si sia registrata un'astensione che io chiamerei consapevole, chi non è andato a votare non è andato a votare per disaffezione nei confronti delle istituzioni, ma quel è un chiaro segnale politico. Nei confronti di una politica e di istituzioni che non rispondono più ai bisogni dei cittadini. Questa è la sua lettura da politico o da uomo insomma, che nella vita ha fatto altro rispetto alla politica? No? Lei è stato sindacalista ad altissimo livello, a livello regionale, per molto tempo. Questa è una lettura politica oppure una lettura diciamo, dell'uomo che guarda i palazzi da fuori? Ma io penso che oggi la politica, per rigenerare se stessa, ha bisogno di mettersi nei panni dei cittadini. Quello che ho cercato di dire in primo luogo è una lettura da cittadino. cittadino. Sentiamo una lettura da cittadino ma anche da politico. Massimo Mantovani, a differenza sua, Mariotti ha vissuto tante campagne elettorali, eh, 34 campagne elettorali di tutti i generi, di ogni livello, per cui eh, credo mai no, nella storia repubblicana italiana si sia arrivati a queste percentuali, soprattutto in una elezione regionale. Ecco, qual è la lettura sua, Mantovani? Ma un dato, quello dell'astensionismo, assolutamente in linea con quello che si sente dire da ciascun cittadino tutti i giorni e in tutta Italia. Quindi, io lo trovo rispetto ai contatti quotidiani, giornalieri, assolutamente in linea con uno stato d'animo che potremmo definire dal punto di vista della psicologia sociale ehm, di grande apprensione perché nella storia repubblicana neanche negli anni del terrorismo ehm, si poteva notare e accorgersi di questa grande apprensione che significa la crisi. D'altra parte nel dopoguerra l'Italia ha avuto una crescita continua anche se non uniforme, oggi ci troviamo in una situazione che tutti sappiamo com'è dal punto di vista economico, dal punto di vista della mancanza di lavoro, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Questa è la situazione su cui si basa, secondo me, una. Uno dei motivi più, sicuramente più importanti su cui si basa questo astezionismo, unito anche, a, come diceva il collega Mariotti, ad alcuni fatti specifici che sono accaduti anche nella civile, così ritenuta, Emilia-Romagna. Io credo che il commento di Renzi, molto pragmatico, male la partecipazione, bene i risultati, con molto pragmatismo. Io voglio far notare eh, come l'idea e la volontà di distruggere il popolo della libertà da parte del cerchio magico di Berlusconi e di Berlusconi stesso sia stata un'idea disastrosa, assolutamente disastrosa e credo che il centrodestra debba ripartire necessariamente, se vuol essere in futuro competitivo, ripartendo da un quadro in cui possibilmente Berlusconi si metta da parte una volta per tutte. Allora, parliamo soltanto velocemente che poi entriamo nei problemi che ci riguardano da vicino, che sono altri a livello regionale. Mantovani, eh, lei parlava adesso del cerchio magico di Forza Italia in Emilia-Romagna, la Lega insomma, ha raggiunto un buon risultato perché è arrivata quasi al 20% con il suo candidato al 29,85 e qui c'è l'8,36 di Forza Italia e l'1,91 dei Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale. Eh, il nuovo Destra era insieme con l'NCD, era il 266 eh, con un altro candidato. Ma al di là di questo, insomma, eh, questo escluade la Lega lei pensa possa verificarsi anche nelle prossime elezioni in regioni, parliamo dell'Umbria per esempio. Insomma. Ma non credo in questa misura, ma ci, sicuramente la Lega avendo adottato negli ultimi mesi una linea, um, per così dire, lepenista, raccoglie eh, tanti voti, da, anche, soprattutto nell'ambito del centrodestra, che eh, nelle precedenti elezioni politiche invece andarono a grillo. Perfettamente. Eh, Mariotti, eh, queste elezioni sono propedeutiche a quello che accadrà nel prossimo anno in molte altre regioni, tra cui l'Umbria. Sembra si voti a maggio e non più a marzo, almeno stando a, alle ultime indicazioni, anche se ancora non c'è nulla d'ufficiale, ma lei pensa che queste percentuali eh, di eh, votanti siano poi eh, ripercorribili anche all'interno di altre elezioni regionali nel prossimo anno? Oppure eh, i partiti, eh, le coalizioni, dopo questa esperienza, si mobiliteranno di più per portare i cittadini? alle urne e non so con quale risultato, poi potrebbe essere anche controproducente per esempio, no, Mariotti? Ma insomma che ci sia una linea di tendenza che è quella che oggi stimola molto meno che nel passato la partecipazione a questi appuntamenti, è chiaro, è chiaro che la politica, i partiti e le istituzioni debbano fare di più in termini non tanto di eh, evocazioni, non tanto di eh, retorica. Ma oggi la politica e le istituzioni riusciranno a ricollegarsi con la società se si pongono come elementi che cercano di essere risolutivi dei problemi, dei problemi delle, delle persone. Poi cosa succederà in Umbria? È chiaro che questa tendenza rischia anche a noi eh, di metterci dentro quelle, diciamo, quelle, quelle dinamiche. C'è un punto che vorrei solo, solo ricordare. Se la disaffezione nei confronti dell'istituzione regione è anche figlia delle tante troppe inchieste che hanno coinvolto i gruppi regionali, i rimborsi ai partiti politici, io vorrei far notare che l'Umbria è una delle due regioni in tutta Italia che non è stata... Toccata da nessun tipo di inchiesta e questo è un elemento che io penso esatto. sia giusto mettere alla valutazione dei cittadini. Ventovani, velocemente, <ride> così poi cambiamo discorso. Io credo che le prossime elezioni regionali in Umbria assomiglieranno eh, questa volta, quindi nella prossima primavera, più alle elezioni amministrative che abbiamo avuto quest'anno nel 2014, rispetto alle elezioni politiche come solitamente accadeva occorre naturalmente aprire ai movimenti civici perché gli Umbri vogliono comunque un rinnovamento. Io personalmente non sarò della partita, perché a una certa età bisogna anche lasciare lo spazio ai giovani. Sarà l'allenatore quindi? Beh, io cercherò di contribuire a questo... O il commissario tecnico meglio. Rinnovamento, forse è troppo come definizione, rinnovamento e cambiamento. Non a caso il nostro gruppo si chiama Umbria Popolare, Nuovo Centro Destra, e avrà come candidato il sindaco di Assisi, Claudio Ricci. Quindi la fascia di capitano l'ha già data a Ricci, oggi leggendo, non ripeto, stiamo registrando di lunedì mattina, eh, leggendo i giornali, anche Pietro Lafranco in un'intervista molto ampia diceva dell'appoggio, lui è di Forza Italia, quindi immagino parlasse a nome del partito, è così? Beh, io non so se parlasse a nome del partito, credo che sia una presa di posizione importante che peraltro già conoscevamo, ma ci sono tante e tanti, mh, tante persone, anche all'interno di Forza Italia, eh, che al di là dell'appartenenza pensano che l'esperienza di Claudio Ricci per come ha governato e per il ruolo che ha assunto eh, anche dal punto di vista internazionale sia comunque la figura più eh, significativa per la, eh, il salto di qualità che la nostra regione deve fare, soprattutto per quanto riguarda la sua internalizzazione. Eh, Mariotti, immagino a differenza di Mantovani lei sia della partita. Sarà una partita che il centro sinistra si gioca con quale schema? Beh, adesso al di là dei destini delle singole persone, che poco, poco interessano, poco hanno valore rispetto invece ad una partita più, più complessa e più decisiva, io penso che eh, il centro sinistra debba giocare questa partita. <ride> A partire, come abbiamo già fatto dentro il massimo organo dirigente del PD, eh, dando un giudizio che noi consideriamo positivo sulla guida che è stata espressa in questi cinque anni. Quindi riconferma di Catiuscia La Marini, riconferma sì. di Catiuscia Marini per noi è un punto, è un punto di partenza. Ci sono che... i candidati già, no, mi pare, da una parte ricci, da una parte... Beh, ma eh, eh, questo uscente, è questo. È, è bene che ci siano i programmi dietro i nomi, certo, certo. è bene che ci sia non, eh, diciamo una, ec un eccesso di frantumazione. Una delle cose che leggevo stamattina rispetto alla poca partecipazione in Calabria e in Romagna, in Milena romagna era anche quella che non c'era il pathos del risultato, l'esito era scontato. Quindi, bene invece che ci siano in campo due coalizioni forte, coese, con un programma alternativo, io penso che siano anche di stimolo alla partecipazione effettiva dei cittadini. Ripeto, per quanto ci riguarda partiamo dal tentativo, dalla volontà in un momento di crisi drammatica anche della nostra regione, soprattutto sul versante economico, di riproporre eh, l'esperienza del buon governo Umbro eh, e del centro-sinistra come Proiezione per una Umbria rinnovata e che si proietti oltre la crisi che la sta attraversando. Allora abbiamo detto dei due candidati Ricci e Marini, ma chiaramente poi ce ne saranno altri, questi sono quelli che ci sono attualmente, ma poi arriveranno sicuramente dai 5 Stelle e da altre eh, formazioni, anche civiche, immagino per le prossime elezioni regionali. Tra l'altro, state discutendo la legge elettorale, eh, in settimana ci sarà una nuova riunione, c'è una proposta del Partito Democratico, un'altra proposta del nuovo centrodestra Umbia Popolare che proprio Massimo Mantovani ha presentato qualche giorno fa in conferenza stampa eh, con eh, sottolineata anche da, da, da Massimo Monni, sempre di NcD, con eh, abbastanza apertura no, a, a diciamo, ragionare su queste due proposte con l'auspicio di trovare poi un voto unanime in aula. Mi pare sia questa la linea, però oh, eh, c'è eh, differenza tra un turno, doppio turno, tra preferenza di genere, collegi, eccetera. Mantovani, eh, su cosa potete trattare rispetto alla vostra proposta? Ma io credo che mh, gli argomenti su cui si può divenire eh, a un accordo ce ne siano molti. Ovviamente mh, non vorrei che venisse... Eh, diciamo, messa in, secondo, in sec di sec di seconda importanza l'importanza della legge elettorale perché nella proposta che noi abbiamo fatto e che io ho presentato abbiamo un'idea dell'Umbria, delle sue difficoltà e soprattutto della sua tenuta nelle prossime, eh, nei prossimi anni. Quindi laddove abbiamo fatto due circoscrizioni anziché una è perché pensiamo che la mancanza di rappresentanza, qualora si verificasse con un collegio unico, potrebbe significare che pezzi importanti dell'Umbria potrebbero anche intraprendere la strada per andare al di fuori di questa regione. Dobbiamo stare attenti a tenere insieme qualunque sia l'esito del dibattito e delle scelte nazionali anche sulla riforma delle regioni, macro regioni eccetera, a tenere insieme questi territori. Per quanto riguarda la nostra caratterizzazione noi abbiamo, eh, prendendo spunto che è un'elezione di carattere presidenziale, inserito il doppio turno. Naturalmente abbiamo tenuto conto che non è più un quadro bipolare e quindi la soglia oltre, sotto la quale si debba necessariamente andare al secondo turno sia il 40% e non il 50% come per esempio per le elezioni amministrative. Io credo che la proposta del PD, che è stata la prima presentata nel momento in cui con un risultato sotto il 40% si possa prendere il 55% dei seggi di maggioranza, non, sia eticamente sbagliata, al di fuori di un quadro di elezione presidenziale e non proporzionale, e ovviamente soggetta al primo ricorso che capita presso la Corte e che sicuramente invaliderebbe l'elezione. Mariotti, eh, diciamo che l'obiettivo è quello di garantire comunque, no, anche se con percorsi diversi, la rappresentanza territoriale eh, e, e politica all'interno dell'Aula dell consigliare, dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, con due metodi diversi, con due progetti diversi. Ecco, secondo lei potrà, eh, si potrà arrivare a una sintesi che permetta di, 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 di trovare una legge elettorale eh, votata all'unanimità, sinceramente? Non lo so, io, io lo auspico, lo auspico perché per me le regole sono la base di, una, di un modo di vivere eh, la democrazia che vada al di là delle differenze che segnano i, i diversi schieramenti. Quindi io spero che ci sia il massimo di unità possibile e se mi è permesso anche in relazione a quello che è successo ieri, all'astensionismo. Ecco, io penso che questa discussione debba finire rapidamente. Ci sono due proposte depositate in Commissione, sono due proposte anche differenti su alcuni punti non irrilevanti, Preferite sostanziali, insomma, sostanziali e quindi non irrilevanti, ma io penso che a questo punto l'errore più grande che potremmo compiere è quello di continuare a fare una discussione sulle tecnicalità che l'elettorato in realtà vive come il fatto che ognuno cerca in realtà di costruirsi il vestito. Per su misura, la sua misura. Su misura, ecco, questa è una cosa che sarebbe deleteria. Vabbè, Io penso che è finito il momento della discussione. Ci sono le proposte, si vada rapidamente a discuterle. Se non si trova una sintesi in commissione, si vada in aula e alla luce del sole, in maniera trasparente, ognuno porta le sue ragioni perché trovare un punto di sintesi fra quelle due proposte, a mio modo di vedere, non è difficile. C'è solo un problema. Ecco, che bisogna in qualche maniera cercare di far prevalere in tutti oggi il senso di responsabilità per quello che noi dobbiamo rappresentare, per la speranza e i bisogni dei cittadini e non tanto per qualche nostra aspirazione o piccolo interesse di bottega o di partito che sia. Mantuani vuole replicare in 30 secondi, poi no, parliamo io di Asti. Condi condivido con Maglio Mariotti ho avuto modo di apprezzare anche per il suo lavoro in eh, seconda commissione, tutti e due siamo membri che bisogna fare presto e quindi quanto ci siamo detti in commissione eh, statuto, e cioè di concludere l'iter eh, della legge elettorale entro il 23 di dicembre è un obiettivo ovviamente anche nostro. Mi eh, distingo un attimo sulla difesa dei propri interessi perché con la legge che... Il sottoscritto ha presentato, per esempio, pur prevedendo il doppio turno con risultati come Emilia Romagna e Calabria, sarebbe a un turno perché cioè, le quote raggiunte 40%. sono... È chiaro che qualora ci fossero delle quote indecenti dal punto di vista etico per raggiungere la maggioranza, il doppio turno io credo che sia una fisiologia. Certo. Allora, entriamo in un altro argomento. Abbiamo dedicato molto spazio rispetto alle altre trasmissioni perché avevamo questi risultati dalle regioni Emilia Romagna e Calabria, abbiamo parlato di legge elettorale, adesso parliamo di economia però, dei problemi reali, quelli che il cittadino sente tutti i giorni e che è la mancanza di lavoro, quindi la crisi economica, crisi anche sociale, adesso noi parliamo di Aste perché rappresenta un punto fondamentale per, per l'Umbria. Eh, lì ci sono tantissime famiglie che stanno preoccupate per il futuro di questa, di questa grandissima azienda, di questa multinazionale. Eh, Mariotti, eh, mi sembra che ci siano delle novità, no? che si torni a lavorare, i sindacati hanno deciso che nei prossimi giorni i lavoratori ritorneranno in fabbrica, intanto si sta portando avanti questa strategia a livello di Ministero, a livello anche eh, di Europa. Per raggiungere un accordo che possa garantire il lavoro e nello stesso tempo accontentare anche un po' le, le, le richieste de, dell'azienda. Una sintesi, ecco, chiamiamola così. Siamo sì. ottimisti? Ma, diciamo che mh, il quadro è abbastanza cambiato in questi ultimi 20 giorni. Noi siamo di fronte ad una trattativa che. Eh, ha cominciato a delineare un'ipotesi di accordo abbastanza credibile e sostenibile sul versante del piano industriale, quindi delle prospettive, dei volumi produttivi, delle prospettive produttive, eh, della capacità di commercializzazione di stare sul mercato dell'azienda, dell degli investimenti. Mi sembra che c'è un punto ancora molto delicato che fa parte un po' di una trattativa più specifica azienda-sindacati, che è quello... Del costo del lavoro, dei salari, dell'incidenza del salario accessorio eh, sulla, sulla busta paga, mercoledì la trattativa. Io spero che entri nella fase decisiva. Di fronte a questo quadro, credo che sia un atto di responsabilità da parte delle organizzazioni sindacali aver eh, preannunciato che da mercoledì, cioè da oggi sostanzialmente, si comincia a rimodulare le forme di lotta e si comincia a riprendere la produzione. Io spero e auspico che eh, si esca rapidamente con un buon accordo da questa avvertenza, anche se mi permetto di dire che non tutto sarà scritto rispetto al futuro della vicenda dell'Ast dentro questo accordo e secondo me alcune partite debbono rimanere necessariamente aperte con un occhio di attenzione da parte tanto delle istituzioni regionali che del governo nazionale. Sì. Mantovani. Sì, concordo, l'Ast è un grande problema ternano, è un grande problema umbro, è un grande problema italiano. Eh, tenendo conto che l'Ast di Terni dal punto di vista qualitativo offre il meglio, quindi noi non siamo in presenza di eh, un prodotto scadente sul mercato, eh, però eh, c'è una situazione in Europa dove essenzialmente sono quattro... Mh, gli stabilimenti che producono acciaio e sembra che, rispetto al mercato, all'evoluzione del mercato, siano sufficienti tre. Da questo punto di vista, condivido quanto diceva il collega Mariotti, eh, do, l'attenzione dovrà rimanere, rimanere alta e quindi il governo nazionale dell'Ast di Terni eh, ne dovrà fare un problema eh, di, strategico di importanza strategica per, per l'Italia. Speriamo, naturalmente, che ci possano essere i margini per continuare a produrre perché va detto che la Thyssen da sola rappresenta il doppio del fatturato del prodotto interno lordo in Umbria rispetto a tutto il sistema eh, turistico, enogastronomico, le filiere, il doppio da sola, quindi ehm, una grande tradizione ehm, del lavoro ma anche attualmente in tempi molto difficili come questi un punto di riferimento solido per la nostra economia umbra ma anche italiana. Mariotti voleva aggiungere qualcosa? Sì, soprattutto per dire e non lasciare un po' i concetti a metà che qualsiasi buon accordo. Grazie soprattutto alla intransigenza e alla mobilitazione dei lavoratori in primo luogo che hanno fatto un lavoro straordinario, ma anche alla presenza Costante delle istituzioni, qualsiasi buon accordo, a mio modo di vedere, che oggi si siglerà, oggi nel senso a chiusura di questa vicenda, non potrà reggere nel tempo, a mio modo di vedere, se non si pongono almeno altre due questioni sulle quali produrre modificazioni. Primo, la modifica delle regole sulla concorrenza a livello europeo nella siderurgia secondo il fatto che il governo metta AST dentro un quadro, un progetto di politica industriale che oggi manca senza, senza queste qua, due condizioni noi rischiamo di sì, sì, scrivere l'accordo sulla sabbia. Perfetto, allora eh, voi siete membri della seconda commissione, Massimo Mantovani è vicepresidente della seconda commissione e devo dire saccanoisti della seconda commissione perché non siete mancati credo mai alle riunioni, eh, sono riunioni abbastanza lunghe, eh, quelle che convoca il presidente Chiacchieroni. In genere doppie. In genere doppie, dove si parla chiaramente come, come deleghe di assetto del territorio o di sviluppo economico, insomma. E divertenze, in Umbria ce ne sono tante, voi le avete conosciute il 90%, no? tra audizioni, insieme con l'assessore nell'approfondimento delle problematiche, eccetera. Eh, sono passati cinque anni da quando questa legislatura si è insediata. E le cose non mi pare che a livello insomma, economico, a livello di vertenze in questo periodo possano far prefigurare un futuro abbastanza sereno, no, Mariotti. Cioè, eh, le problematiche esistono ancora, e la Regione sta facendo tutto quanto è possibile chiaramente per alleviare queste sofferenze attraverso anche le sue agenzie e via dicendo, ma il momento non è per niente tranquillo. Beh, insomma, se uno volge lo sguardo all'indietro, io. Posso vogliere magari sì, ritornare a quando ero forza, segretario della CGL e, e, e penso che avevamo aperte in Umbria 15-20 vertenze e non di grande significato, oggi credo che siamo a 160-170. Questo dà l'idea numerica, come dire, quella che si vede, ma sotto c'è anche dell'altro. C'è la sofferenza di chi magari un lavoro ce l'ha ma rischia di perderlo, c'è la sofferenza di condizioni di lavoro che si vanno a peggiorare anche in termini di rispetto dei diritti. Tutto si inquadra dentro una condizione che a mio modo di vedere oggi pone un grande problema al Paese nel suo complesso, il rischio di un declino che appare per certi versi irreversibile della sua tenuta produttiva, soprattutto manufatturiera, è evidente che ha delle ripercussioni anche sulla nostra regione e ha ripercussioni maggiori perché noi continuiamo a dire, a dirlo, a sostenerlo anche dalla nostra responsabilità di governo e di maggioranza che questa regione ha, delle, ha dei limiti strutturali che probabilmente fanno sì che risente ancor più di altre regioni certo, sviluppate degli effetti di questa crisi chiarissimo Mantovani siamo davvero in conclusione cioè lei è vicepresidente della seconda commissione e, a differenza di Mariotti che è entrato in corsa perché poi è subentrato dopo le elezioni politiche e, mi sembra l'attuale senatore Rossi sì. e, lei invece dal primo giorno Uh, vive la seconda commissione. Sì, abbiamo fatto veramente un grande lavoro, speriamo che dia gli effetti naturalmente sperati, abbiamo fatto la legge sulla semplificazione e fino adesso quattro testi unici che sono artigianato, commercio, turismo e assetto del territorio urbanistico. Ci manca quello dell'agricoltura, è stata fatta appunto un'opera di semplificazione notevole per quanto ciò è possibile rispetto anche alle leggi nazionali. La Commissione ha lavorato, molto, molto di questo lavoro è stato votato all'unanimità, sperando negli ombri. Certamente l'Umbria ha tanti problemi, io di solito faccio una battuta, l'Umbria è l'unica regione italiana che non confina con stati esteri o con il mare. Ecco, è una battuta, ma che secondo me nasconde anche una profonda verità. Dobbiamo superare decisamente l'idea dell'isola felice di 30, 40 anni fa, perché probabilmente quell'idea ci ha penalizzato fino ad oggi. Bene, siamo arrivati davvero alla conclusione di questa trasmissione. Se ci riusciamo in un minuto. Mariotti, eh, qual, è, qual è una priorità ecco, in questa legislatura che magari non è stata affrontata, non è stata fatta, che invece lei auspica venga messa in moto e, e diciamo, fatta nel giro di questi no, pochi mesi? No, se no, io non credo alle cose fatte troppo in fretta e solo con l'idea di recuperare eh, del tempo perduto. Se posso eh, ecco, fare una valutazione, la mia sensazione è che noi siamo mancati un po' su un aspetto che io reputo fondamentale, che è una funzione vitale delle, delle regioni, quello della programmazione strategica. Ma probabilmente questo è stato dettato dal fatto che siamo stati molto concentrati sugli effetti della crisi economica. Mantovani, so che non è possibile in 30 secondi, però lei ha detto che non si ricandiderà, ha avuto una storia molto ampia a livello politico. Eh, diciamo a livello istituzionale, il più grande rammarico che si porterà dietro? Ma il più grande rammarico è di non aver visto questa regione eh, sfruttare al meglio le potenzialità che ha. Questo è, è il grande rammarico. Noi abbiamo tante potenzialità per quanto riguarda alcuni temi fondamentali strategici, oltre quello della programmazione, io. Per quanto riguarda i rifiuti, che significa anche un maggior costo per i cittadini, noi siamo esattamente come vent'anni fa, perché la maggioranza che ha governato su, tem su questo tema è Ci vorrebbe un'altra menzione? Non, non, non la pensa tema. in maniera univoca. Un altro tema, non abbiamo tempo. Lo faremo con i vostri colleghi nelle prossime trasmissioni e con voi stessi nel prossimo futuro. Grazie. Amalio Mariotti del Partito Democratico, grazie Amaglio a Massimo Mantovani di Umbria Popolare Nuovo Centrodestra e a voi che ci avete seguito, l'appuntamento alla prossima puntata, alla prossima settimana.